Banca al Mutuo, nella sede della Fondazione Sciascia in Piazza Umberto I, in occasione dei 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia, sono state organizzate diverse iniziative dalla stessa fondazione presieduta dal sindaco di Banca al Mutuo Vincenzo Maniglia. Tra l'altro, già giovedì prossimo, 8 agosto, in Piazza Umberto I sarà proiettato il film Cadaveri Eccellenti di Francesco Rosi con Lino Ventura, tratto dal romanzo Il Contesto e con la presentazione del professor Mario Gazziano. E poi il 20 settembre sarà la volta della rappresentazione teatrale La scomparsa di Majorana per la regia di Fabrizio Catalano, nipote di Sciascia. Ascoltiamo in proposito il sindaco di Banca al Mutuo e presidente della Fondazione Sciascia, Vincenzo Maniglia. A Banca al Mutuo i prossimi eventi, i prossimi venturi in occasione dei 30 anni dalla morte di Sciascia, il sindaco di Banca al Mutuo, Vincenzo Maniglia. Sì, noi in questi giorni ci stiamo organizzando perché dobbiamo celebrare questo 30° anniversario della morte di Leonardo Sciascia. Lo stiamo facendo incastonando questo vasto programma che ha organizzato il Comitato Scientifico della Fondazione Sciascia con il vasto programma che ha organizzato il Comune di Banca al Mutuo per l'estate racalmutese, per cui avremo un agosto abbastanza ricco e le manifestazioni, quelle che ricordano, che celebrano il nostro grande Leonardo Sciascia, sono delle manifestazioni che debbono avere una giusta risonanza all'esterno, perché non dobbiamo scordarci che Leonardo Sciascia è uno dei massimi scrittori del Novecento e che ha dato tanto lustro sia alla letteratura ma anche ai dibattiti. Per esempio, l'altro giorno, il 19 di luglio, abbiamo fatto nella Fondazione Sciascia un convegno sulla giustizia, un convegno dibattuto sul quale, diciamo, sono emersi diversi spunti di discussione. E poi ci saranno altre manifestazioni. La prossima, l'8 agosto, ci sarà la proiezione del film Cadaveri Eccellenti, che è uno dei film più importanti, un film che è stato anche difficile andare a ritrovare, ma che celebra uno dei romanzi del grande Leonardo Sciascia, per cui in Piazza Castello ci sarà questa proiezione. Altre proiezioni saranno sempre riferite ai testi che sono stati trascritti e trasportati dalla letteratura, sono stati trasportati nel cinema e che riguardano i romanzi di Leonardo Sciascia. Il 23 agosto, ci sarà Una storia semplice, tratta appunto dal romanzo di Leonardo Sciascia, e il 31 agosto Una vita venduta, un altro film. L'elemento più importante è comunque che mette in atto un altro testo di Leonardo Sciascia è il 29 settembre, ci sarà un evento teatrale, la storia della scomparsa di Majorana, che è anche uno dei testi che ha dato molto lustro al nostro grande scrittore. E in occasione del 20 novembre, la data della morte di Sciascia, quale evento si svolgerà? Il 20 novembre ci sarà una discussione nella Fondazione Leonardo Sciascia, il contenitore che ospita non solo tutti gli scritti ma anche le lettere del grande scrittore con altri illustri personaggi. Ci sarà un convegno che riguarderà il contesto, anche questo ci saranno degli ospiti internazionali che discuteranno sulla valenza del contesto del romanzo di Sciascia e si inizierà un dibattito interno a quel grande contenitore.